Ho scelto Bologna perché Bologna è una grande piazza, è una grande squadra e tutto. Per me era la squadra migliore per la mia crescita. Ho scelto di venire qui, sono contento di essere qui. Per me era la sito migliore per fare per la mia crescita, perché io non penso solo all'attimo, penso alla mia crescita e ho pensato che Bologna, insieme alla mia famiglia, che Bologna era la squadra migliore, che era più importante per la mia crescita, perché Bologna è una squadra che fra 2 o 3 anni farà parte delle grandi d'Italia, secondo me. Il calcio, io ho iniziato a giocare il calcio da Cameri in Senegal. Lì si gioca per divertirsi, si gioca in mezzo alla strada, senza le scarpe e tutto. E io oggi sono arrivato qui, non dimentico da dove sono venuto. So da dove sono venuto, oggi sì sono arrivato qui, sono solo contento e cerco di godermi al massimo. Parlo sempre con la mia famiglia, anche se io ho una famiglia qui, ho mio papà qui. Però sono molto legato anche alla mia famiglia che sono rimasto giù in Senegal. Ci vado spesso quando posso, se no cerco di parlare con loro tramite telefono, Skype e altre cose. Ma io sono giovane, non ho paura di sbagliare, perché solo sbagliando si migliora. Se ho sbagliato, me lo dicono che ho sbagliato, il giorno dopo cerco di imparare la lezione e cerco di non sbagliare, non farlo più. No, io non ho un giocatore che mi piace particolarmente. Io guardo tutti i giocatori, su ogni giocatore cerco di prendere la cosa che per me è più importante. Sì, ci sono Vieira, però poi come facendo tanti ruoli ho iniziato a dire no, non posso fissarmi solo su un giocatore, devo guardare tutti i giocatori, tutti i ruoli e che su ogni giocatore cerco di imparare qualcosa. Ho visto delle partite parlando anche con Daniel Bessa, che siamo cresciuti insieme al settore giovanile dell'Inter, mi ha spiegato un po' e piano piano io cercherò di mettermi, di dare il massimo per fare parte del gruppo e essere a disposizione del mister da subito. Io gioco dove mi chiede il mister di giocare, anche se mi chiede di giocare in porta ci provo. A dire la verità non pensavo di vedere così tanti tifosi a Chiavari, però spero di vederne ancora di più sabato prossimo allo stadio.